Facciamo un attimo di pausa con cosa? Con un po' di musica. Ah, con musica, sempre quello lì. Ma il cane dove l'ha messo? Lui c'era il cane che abbaiava, l'ha portato fuori, non è più rientrato. Infatti no. No? Senta, lei vuole fargli una domanda al cantante? Lei, no, no, il Babbo Natale vicino? Sapevo che doveva fare una domanda prima, no? Prima di farlo cantare, o adesso o mai più? No, è già acceso, è acceso. Sì, era buono, lo devi mettere vicino alla bocca. La vedo un po' intorpidito. Volevo chiedere al... volevo chiederti una cosa, Carlo. Carlo, te. Sono pronto. Ma qual è la canzone più gettonata che chiedono a gente? Agli inverso. Che chiedono agli inverso? La più gettonata è quella che ha dato il titolo al film che è uscito un paio d'anni fa. Di anni fa, che è La pioggia che non cade. La pioggia che non cade, non so se hai sentito perché il microfono così. Te la ricordi La pioggia che non cade? No. Però tu non devi studiare, che fai queste domande. Va bene, adesso però non facciamo quella. No. A sorpresa? Una nuova canzone in esclusiva per Attraverso lo specchio. Esattamente. Vai, Carlo Picone, senza inverso. Ha detto poi che è così importante impegnarsi e andare avanti, se nella vita non sei un re sarai sempre il fante. Perché non lasciare tutto e girare il mondo con gli occhi del bambino che non hai avuto ma sei sempre stato. Così ho deciso di andare nel buio oltre la siepe e c'era il mare. E mai amare è stato dolce così. 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 Come i gatti sdraiati all'ombra dei cipressi che aspettano sornioni che l'estate passi. Così anch'io. Io resto qui disteso sotto un sole piangente ad inventare barzellette che nessuno capirà. Avere un figlio obeso morto d'overdose. Mia nonna non mi parla, sai perché? La mia ragazza è vegana, non mangia trippa alla romana. Che grande figlia di banana. Se la salita un giorno si fa troppo dura, tu pensa che all'inverso è una discesa e poi c'è la pianura. Buonasera a tutti voi, belli, magri, bambini. Oggi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, bel tempo. Adesso do la parola a Sergei Maximov, mio medico. Il medico? Sì. Suo medico? Sì, mio medico. Medico. Sì, ce l'ha in cura? Sì, ancora sì, è mio amico. Ah, medico di famiglia? Sì. Cioè lei si fa cura da quello lì? Sì. Sì.
Quello lì, sì. Ma avete visto la settimana scorsa, avete detto che era tutto sole, sole, pioggia, freddo, aerei bloccati, ghiaccio dappertutto. Dappertutto la neve. E voi avete detto che c'era il sole, che era bel tempo, avete anche detto. Anche a Milano nevica. Sì, ho capito, ma non cambi discorso, voi avete detto che era bel tempo. Ah, oggi 17 dicembre, domenica. Sì, ho capito, ma la settimana che è passata avete detto che era bella. Chi è che ha sbagliato? La perturbazione ha sbagliato. Ah, la perturbazione, giusto, va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, ci dite che cosa succederà adesso da oggi in poi? Tutta la settimana? Stiamo per arrivare a Natale, eh? Fateci delle belle previsioni. A Natale... A Natale ce lo dite la settimana prossima. No. Fino al 23 sera, 24 mattina, poi il 24 sera farete i conti con la gente. Allora, io lo so io. Dica, dica. 23, 20, 21, 23 e 24 è bel tempo fa. E 25 Natale piove. Piove a Natale? Sì. È d'accordo lei? Ah, un'altra cosa, invece 17 dicembre... È finito ormai? Domenica. Oggi è finita. Oggi. Piove tutto il giorno. Ho capito. E di notte ci sarà la neve bagnata. Sì, ma ormai è finita, stiamo andando quasi a dormire tutti quanti, che ci importa? Lei da domani 18 dicembre ci devi dire che succede. Ah, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dicembre ci sarà in tempo in Italia. Com'è? Un po' sole e un po' di pioggia. Ho capito, lei dice che c'è il sole, io non ci capisco più niente. Ma in Bielorussia non ci Lo so io, chiediamo a Vova Bielorussia. Ci riproviamo. Ci sta? Dalla postazione internet, ci sta la Bielorussia collegata? Vova? Vova, che cava spagote per la Russia. Che non gli dire le parolacce. Ah, eccolo qui. Alza la testa innanzitutto, dire, che sta sempre con la testa troppo china. Vova? Vova, che cava spagote per la Russia. Non sente? Ma perché non sente quest'uomo? Sembra Vova. Finto. È in diretta adesso dalla Bielorussia. Vova. Che ha detto? Vova. Vova, che cava spagote per la Russia. A Vitebsk. Perché lui sta a Vitebsk, vero? Sì, lui sta a Vitebsk. La città di Chagall. Sì. Com'è il tempo? Che neve con piove. Meno 2, meno 4. Ah, meno 2, meno 4. Stamattina più 4, più 2. Guarda da fuori dalla finestra, guarda, vedi? Piove. Piove? Va bene, grazie allora. Grazie, Vova. Buon Natale, insomma. Buon Natale, Vova. Ci vediamo, insomma, anche la settimana prossima. Però intanto voi fate il Natale ortodosso, quindi c'è tempo ancora, fino al 7 gennaio. Vabbè, allora, che vogliamo dire ai nostri spettatori? Ciao a tutti, la prossima settimana. Buon weekend. Il 24 dicembre, bellissime previsioni saranno. Ciao. Incredibile, eh? Qua stiamo finendo il tempo. Come al solito. Abbiamo detto Sebastiano, c'è talmente tanta di quella gente che tanto non parlava più nessuno poi alla fine, no? Come volevamo stare. Voi siete tutti insoddisfatti che avete parlato poco, siete stati poco ospitati, però insomma noi era una scusa per mangiarci delle cose. Anzi. Perché sto catering, sennò poi ce lo facevano pagare, invece adesso ce l'avete offerto, sì. Certo, vedi, sta tutto un trucco allora per fare questo, guarda la situazione. Volete fare un banchetto? Avete una cerimonia da organizzare, chiamate la cooperativa Mecenario. Così. Qualità e prezzi mondi. Poi magari si organizza pure a Serrone un banchetto così, esatto. E mettono insieme anche la gita a Serrone, borgo inclusivo, con Claudio Cola che tasta tutti quelli che arrivano, poi abbiamo il nostro Nicola che comincia a giocare con tutta l'app, con Sebastiano per supporto, no? Sto facendo la sintesi della puntata. E Babbo Natale che se si risveglia sono fatti vostri. Vediamo un po'. Allora, io direi che questa sera vi ringraziamo, insomma, ci rivediamo qua su questa stessa, come si dice, questa stessa emittente, Gol TV, il giorno 24 dicembre alle 21.30, ci siamo anche quando fate il cenone di Natale, poi chi non l'ha visto lo rivede il giorno dopo, e insomma, vedrete che puntata ci sarà il 24 dicembre, una cosa da non credere. Ma che vieni anche te, cantante, il 24 dicembre? Dipende, Babbo Natale se è un po' più, se porta dei regali, qualcosa. Ma sempre solo o mal accompagnato? Beh, vediamo. Vediamo se magari lo vuole qualcuno, se no bisogna pure fargli così. Se il cane è scappato. Ma noi ti aspettiamo sempre, con le braccia aperte. Va bene, grazie a Antonietta D'Amizia, grazie a Claudio Cola.
gli altri io non mi ricordo manco come si chiamano, che belle figure, Daniele Frantellizzi e Nicola Londino, e poi alla chef Rosalba Epifani, meglio di quegli chef che vediamo in televisione, e anche alla cooperativa Abecedario. Tanti saluti alla cooperativa sociale integrata Matrioska, all'associazione Contra il Calo Bianco, alla cooperativa sociale integrata Tandem, e riavvolto, ciao, ciao, a domenica, musica e sigla! Luci dal locale jazz, soffusa musica che ho, luci dalla mente, ma confusa è l'anima, se fosse un sogno. Ora mi sveglierei se fosse un viaggio, ora ritornerei, ma è solamente una realtà che no, non m'appartiene più. Vivido il ricordo di quando ero piccolo, che bello, vivi dopo tutto, sono ancora gli occhi che ho, se fosse un quadro sarebbe Dorian Gray, se fosse un gioco io forse azzarderei, ma è solamente una realtà che no, non m'appartiene più. Giorno ho aspettato che quel me tornasse, poi mi sono accorto che ad andar via ero stato io, se fosse un quadro ora scomparirei, se fosse un gioco col fuoco brucierei ogni cosa di questa realtà che no, non wonderful.